C'è sempre una bella colonna sonora e noi ce l'abbiamo, gentilmente offerta dalla premiata ditta Rescatto, gli autori di un bacio a te, la nostra sigla. Tutto il giorno a pensare a una vita di un solo colore, tutto il giorno a lontano lo stesso stava e gridare. Un bacio a te, che sei di bocca buona quando sei con me, e tutto mi funziona, io lo so. Sito va a durare, come sito bello, sito terrone come me. Yeah. Ah. Sta presente la vigilessa milanese, ma signori miei, milanese, Milano e Marra pure a camera, così Carla Franci. Ma bussai che no, che vicino vedrà così. E subito che vedo la macchina mia. Cre, signore, sarebbero 35 euro. Oh, allora sai. Operazione Facebook, a Milano è Facebook, a Torino è Facebook, a Roma è Facebook, a Napoli è Facebook, con tre fesse e quattro, che poi io sono divorziato, ha fatto appuntamento con lineare@virgilio.it, lineare si è presentato 1,20 m, no global, vestito verde militare e che capillo giallo, a lontana prete, cioè tu non fai scifre che scarpe. Signore, non ho nulla contro il pensiero global, per certi versi può essere anche nobile, ma rosta scritta che ti avastina a giavaca. Ma guardate le donne quando si vestono da donne, sono meravigliose. Guardate, fuori all'università a Napoli, San Domenico Maggiore, Piazza del Gesù, sanno tu quando là e chiamano il panga bestia. Na guaglione con cazzone mi metti che sceso fino a qua, stu cazzone è inzavato. Tene il buco, è protetta che catene, e catene sono pure giuste che catenaccio. Se l'essere a rubare, su cazzone di merda che tiene. È un poeta francese, viene direttamente da Parigi, dove ha appena vinto un importantissimo premio internazionale, ma roba importantissima, sono veramente orgoglioso di potervi presentare il poeta Michel insieme al suo traduttore. Noi siamo la promozione sulla Tour Eiffel. Noi teniamo appuntamento a casa di Raffaele. E qu'est-ce que tu veux faire? E tu che fai? Qu'est-ce che fai? Qu'est-ce che fai? Tu che fai? Est-ce qu'avec le brou? Io c'ho che la brou. E no, Giuseppe Salzano. E no, per pas. E no, Giuseppe Salzano. E no, per pas. Tu ne sei pas giusto. Non ma conto io. E no, Giuseppe Salzano. E no, per pas. Tu ne sei pas giusto. Non ma conto io. Tu è un petit garçon. Tu ti non il plinto cazzo. Malgrado lui sia giovane, sia come età che come anni di carriera, ha già vinto forse il più grande, il più prestigioso trofeo della comicità, almeno del Sud Italia, il premio Charlot. Ladies and gentlemen, Stefano De Clemente. A me non mi opprime lo Stato, non mi opprime il governo e non mi opprimono neanche le tasse. A me mi opprime mia mamma. Il rapporto con lei è un incubo che dura dai tempi dell'incubatrice. Ricordo che lasciavo la luce accesa nella stanzetta, lei veniva e mi riempiva di botte. Lasciavo la luce accesa nel bagno, lei veniva e mi riempiva di botte. Lasciavo la luce accesa nella cucina, lei veniva e mi riempiva di botte. Da piccolo è l'unico bambino che non aveva paura del bucio. Io tenevo paura della luce. Oh guardaci, oh guardaci, che c'è un mare, che vado qua, che sono curare, sto facendo un bello passaggio. Guarnaci! E non ho capito! E dobbiamo fare My Way, no Guarnacino? My Way! Lei è venuto qui a cantare, My Way, a suonare My Way! Eh? My Way!
non la conosco. Ma come di 14.272 canzone Do It My Way, la vecchia hit. Hai. Ma chi? La vecchia. Ma tu spiritoso, nel senso del grande successo internazionale. Your song. No, your song. Allora faccio Viscioveria. Vabbè, fa che le capoisse, vabbè. Però questa è veramente bella, bro. Ma che se che le prime? Mi ha dato un guarracino! Yadovin! Shalom! Yadovin, non è una canzone! Chi se cretina? Facciamo così, la sostituirei con un altro oggetto che lancio tra di voi. Ora, ma non si può fare la novità, allora facciamo una cosa. Quindi anch'io le chiederò di scegliere appunto una carta. Pensate, dica la carta. Se non fotte proprio. Vabbè. Assunta dice a Maria. Maria, dimmi una cosa, ma che hai avuto regalato questo Natale? A sua verità proprio in un cazzo. E vuoi far cagno con un foulard? L'unico mazzo di carte invisibili del mondo. È un mazzo di carte giganti. Maria, le vede le carte? Sì. Maria, lei che droghe usa prima? Prima di raggiungere il maschio angioino, eh? E vuole mescolare. Si vede anche, diciamo, lo stato emotivo e tossicologico. No, chiedo scusa, però dovrebbe prima togliere dall'astuccio. Ora voglio dire. Cazzo, sto manco, mi rendo conto. Io chiedo alla Maria, che poi è il termine, il nome ideale, la Maria, questa era per i più giovani, quelle, di prendere una carta, una, non due, mi ridia questa. È morto, veramente, giuro, torno, non è possibile, tolgo il microfono da là, siamo a Luxuria, ora se si vuole alzare e mostrare la carta a sinistra, centro, destra, tutto l'arco costituzionale, bene. L'ha fatta vedere a tutti? Sì. Si vergogna. Bene, se vuole. I più sporcaccioni hanno anche applaudito. Bravi, bravi. La carta immaginata, lo può dire? Che carta è? 4 di picche. Non ho capito. 4 di picche. 4 di picche. Volevi cambiarla? Sì. No, no, sto scherzando. No, 4 di picche. Non le faccio pena? Sventagliarle. E una volta che io vado a sventagliarle, lei vedrà che soltanto una carta è... Beh, ragazzi, io le vedo i vostri occhi. Stanno comunicando una cosa del tipo... Oh, ma devo mio su cretino, sto mago, fa... Vabbè. Dicevo che io la estraggo, l'unica carta girata, ma l'unica su 52 capovolte che voi lo crediate o meno, the only four of space, il 4 di picche! Terra che nel sole ha il suo calore e nel sale del suo mare guarirà. It's alright, forse è meglio che te ne vai prima che ti metti in guai e poi dici che non lo sai. It's alright, forse è meglio che te ne vai. Grazie. Bravi, riscatto. Io mi chiamo Emiliano, ho 36 anni, ho fatto l'ultima edizione di Colorado. Mi dissero che chi fa televisione raggiunge la fama, il successo, fa i soldi. Signori, non è vero niente. Ma è come è successo a casa mia durante l'ultima puntata di Colorado. La mia vicina di casa, che poi non ho mai capito perché si chiama vicina di casa, si sta la mattina sera a casa mia. Era in cucina con la televisione accesa, Colorado, Italia 1, arriva il mio momento, esco. E la vicina di casa dice a mia madre, signor, guardate a chi lo scemo in televisione assomiglia a vostro figlio.
Mia madre gli fa: ma quale assomiglia? Chi l'è mio figlio? La vicina di casa gli ha risposto: però la fa bene la parte dello scemo. E poi voglio fu comico con quello che mi circonda. Un paio di giorni fa in metropolitana c'erano due seduti vicino a me, uno fa l'altro a loro. Come è andato il viaggio a Londra? Che lo gli fa: tutto a posto, benissimo. Sono stato anche a Buckingham Palace. Ho pranzato insieme alla regina Elisabetta. Di là della risposta: sì, sì, lo so, me lo ha detto lei ieri sera quando mi ha telefonato. Mio fratello invece si è sposato con una ragazza che quando va in bagno è paragonabile a una matrioska, nel senso che la matrioska è una bambola in una bambola. La moglie di mio fratello quando va in bagno è un'ucessa rinda un'ucessa. Ma che la moglie ci faccio, mica Roberto è scema però pure tu. Cioè, tu ti sei sposato con un carabinier? A chi ti vai a pigliare con un mamante? Ma tu carabinier? Ma famiglia l'ha già fatta per una questione di principi e coerenza. Voglio tenere marito e amante che esercitano nello stesso corpo. Io ti odio. E poi ti amo. E poi ti odio. E poi ti amo. E poi ti odio. E poi ti amo. E poi ti odio. Titolo. Amo scusa, te cago in ragazzo. Red Bull ti mette le ali. Amore? Sì, tesoro. Perché quando fai la doccia non ti bagni? Perché tengo fisico asciutto. Amore? Sì, tesoro. Perché quando facciamo l'amore, invece di chiamarmi porcellona, mi chiami porcellana? Perché si lucessa. Però io sono sicuro che noi ci rivedremo ancora. Ancora una volta in un sogno. E ci sarà la stessa voglia di divertirsi, gioire, impazzire, rinsavire, sognare. E sarà ancora una volta uno spettacolo. Secondo me, tra tutti gli spettacoli, il più bello.